popcorn. Sono buoni. Space Valley. Sarebbe stato figo scegliere questa come intro del video invece che riverenze. Proviamo il kikiriki. Quando vuoi. Kikiriki! Io tornerei a riverenze. È finita male. Riverenze a tutta la valle spaziale. Ti posso chiamare, signore? Sir Nelson, oggi facciamo finta che io non ti conosca. Io alla fine del video dirò se mi sei simpatico o mi sei antipatico. Va bene. Che cosa faremo in questo video? Assaggeremo veramente tanti tipi di popcorn diversi. Mentre mangiamo i popcorn possiamo guardare anche un film? No. Mentre mangiamo i popcorn e guardiamo un film, anche se non me lo fate guardare, possiamo limonare? Io e il maestro. Quello sì. Popcorniamoci. Yeah! Popcorn gourmet. Taste test. Popcorn al cioccolato fondente. Tesoro, scusami, maestro. Sì, mi dica. Cosa mi posso aspettare dai prossimi gusti, maestro? Li ho intravisti. Ce n'è anche uno che non sappiamo che cosa ci sia. Mystery Box. Mix. E ci sono sopra delle cose che sembrano cacca di piccione. Ricordi Guano? Bello. Siamo sei maschi, per chi non lo sapesse, qua nel gruppo. Quanti di noi si sono depilati almeno una volta i capezzoli nella vita? Alzi la mano chi l'ha fatto. Partiamo con dolcezza. Cioccolato fondente e caramello. Assaggiamo questi popcorn svolta vita, nel senso che se sei arrabbiato e li mangi, in teoria ti fanno tornare il sorriso. Si sente poco il cioccolato, si sente molto il dolce del caramello. Sì. Sono molto buoni però. Sì. Veramente molto buoni. Io me li immaginavo un po' stucchevoli, invece sono leggeri. Ma oddio, quando ne mangi magari metà contenitore ti riempi gli zebedei. Questo. Di vero, anche io sono un maiale. Questo popcorn da 1 a 10 vale... 7! 8! 8 le protto! Popcorn BBQ. Passiamo a del salato. Ma prima un consiglio commerciale by Cesi. No, perché l'altra volta io consigliai di comprare il sapone, il detergente o non mi ricordo che cosa, al cetriolo, vi ricordate? È vero, sì. mi ricordo. Consiglio molto utile, momento grazie Cesi. Bellissimo. Vi giuro, mi sono ritrovato la casella Instagram intasata di persone che compravano questo cetriolo. Consiglio, rimaniamo sempre nello stesso ambito, un altro detergente intimo. Ah, pensavo volessi consigliare di comprare il merchandising. Ho detto, vabbè, dai, ci sta. Merchandising. Quello è scontato. Scontato. Comprate il detergente intimo della Cilli, quello verde. Quello che frizza il culo. Esattamente, perché sia per i maschietti sia per le femminucce, dopo averlo applicato, sensazione di freschezza inimmaginabile. Possiamo andare a popcornare? BBQ. Senti l'odore. The smell sounds delicious. Sì, è buono. Però non mi ricordo tanto il BBQ, mi sembra un po' stile patatina alla paprika, no? Con un appunto. O per una volta ti do... Vabbè, ma i nasi sono concordi. I nasi sono concordi, sono i palati che fanno pugni. I palati fanno schifo. Sa di poco poco. Mi stavo chiedendo come mai i popcorn non vengano utilizzati come snack. Tu entri in un bar, hai fame alle 4 di pomeriggio e ti compri un pacchetto di patatine. Cioè, le patatine gusto BBQ sono molto più buone. Intense. Sì, sa di patatina BBQ, ma un pochino meno di una patatina BBQ. Moria non crocca, è meno salato. La preferisco alla patatina perché è un pochino più sano, quindi mi piace di più. Questo popcorn da 1 a 10 vale 6. 7. Popcorn alla mela. Avete presente Flubber? No, è Blubber. Blob. È Blob, io lo chiamavo Blob. Anche Flubber. Io lo chiamavo Blob. Si chiama Flubber. Sembra che Flubber si sia spalmato su. È vero. Fantasma cattivo di Ghostbusters. No, ho detto Flubber. Va bene. Voglio che mi descrivi questo popcorn con tre parole. Ok. Vai. Spero che una delle parole sia mela, dato che suona la mela. Allora, in realtà erano tutti e tre mela le parole. Se vuoi le cambio. Cambiale. Melo, melo, melo. Avete presente il gusto sintetico di mela verde? Sì. Quello c'è anche di shampoo, la mela verde. Vuoi fare un altro placement a una marca di shampoo? Non le conosco. È presente che il succo di mela è in due versioni, cioè quello trasparente giallino e quello verde. Quello verde. Sai, di quello verde. Forse stomaca un po', però il in colore. Piccole dosi è buono. Il colore vale la candela. È bello il colore. Colore. Questo popcorn da 1 a 10 vale... 7. 6. Popcorn, cioccolato e fragola. Ma perché fai così? Non ti piace? Perché c'è la fragola. Se penso che c'è la fragola in mezzo al cioccolato, un po' mi fa schifo. Perché? Ma le fragole glassate di cioccolato sono buone. Le fragole glassate di cioccolato. Ma se tu prendi un gusto sintetico di fragola, mi fa... Cavacca. Non so perché. Yeah. Ma in bocca sa di fragola, ma fortissimo. Sa di fragola? Ma di brutto. Ma non ho capito se a te piace. Non credo. Non mi piace. Cioè, è partito con una faccia di disgusto per poi conformarla a una faccia di gusto per poi conformarla a della tosse. Addirittura, Cesare, dai, non esagerare. Sono comunque buoni, sono molto dolci. Stanno vabbè, un po' di sono tossici. Choco Show a Bologna, non so se ci siete mai stati. Popcorn. Stai affogando, Cesare? Popcorn, come vi immaginereste, un lecca lecca la fragola.
e sopra glassato ulteriormente col cioccolato. Come un lecca lecca. Questo popcorn da 1 a 10 vale 5. Popcorn alla crema di formaggio. Tutto ok? Quanto la pellicina? Quando ti va male, perché è ancora lì. Presente quando ti fa qualcosa di traverso che puoi fare. Presente? Secondo me questi popcorn ti aiuteranno a mandare giù la pellicina o a espletarla in altro modo. Espletare, non so che cosa voglio dire. Fare la cacca. Hai presente, c'è una via a Bologna e secondo me ce n'è una in ogni città in cui ci sono le vecchie botteghe. Tu passi di lì in mezzo al mercato e c'è questo odore. E ci sono i negozi che vendono tutti i formaggi e c'è sto odore che aleggia in tutta la via, che è un mix tra imballaggio e formaggio. È dove io svengo. Vieni qua, tonno, vieni a annusare. No, grazie. Dai, tonno, vieni a annusare. Dai, tonno. Dai, tonno, dai, annusa, sei tonno, pronto? dai, giù per la narice, giù. Ma non è vero, esagerato, dai. Sa proprio di formaggio da caseificio, sa di... Sa di piede. Ok. Sa di piedino, e non è quello della Valla Incantata. Cornetto al mais. Ma che cornetti al mais mangi? Lasciati lì 2 mesi, sa di stagionato 12 mesi. Infatti. Sa di puzzone di moena. Tonno, vieni qui. No, dai. Tonno, no, dai, non tonno. Mi va, dai, non mi dai va. Tonno. Dimmi se non sa di cornetto al formaggio. Dai. Ma. Non sono male. Però sanno di formaggio vero, non sanno di quelle schimicazze lì. Dimmi. Per me sono di schimicazze. Oh. Questo popcorn da 1 a 10 vale 8. Dai. Fai puzza. Popcorn alla banana. Da piccolo mi piacevano, mangiavo sempre le ziguli alla banana. La banana è un gusto che artificiale mi piace tantissimo. Me too. Sembra che veramente una banana si sia squagliata su di lui. Sì, ci sono i pezzettini neri anche, i culetti delle banane. Urca. Uno che adora il sapore sintetico della banana come noi qui va nozza. Questi sono veramente buoni. Ricorda un po' il sapore del classico popcorn al caramello, ma bananoso. Bananoso. Oh. Questo popcorn da 1 a 10 vale 9. Popcorn, patate e rosmarino. Si sente il rosmarino fortissimo. Sniffali. Sta proprio di schiacciatina al rosmarino. È quella del liceo. Ti tiro fuori questi due popcornini, dove si vede proprio che sopra ci sono i pezzettini di rosmarino. Mi dà un piatto di patate al forno. Su serio? Ma è veramente buono. Sono stra buoni. E comunque ti lasciano in bocca il sapore del bosco. Aliti bosco dopo. Sa di bosco. Sa di bosco. Questo popcorn da 1 a 10 vale 8. 9. Popcorn, cioccolato bianco e pretzel. Sono leggermente opachi, con sotto il caramello, ma soprattutto ci sono i pezzi di pretzel. Il risultato visivo è quello di un dolce alla cannella. Dai, presente, glassati, quelli glassati. I cinnamon roll. Molto buono il cioccolato bianco. Ma è una roba devastante, cioè. Il prezzo in sopra non lo apprezzo più di tanto. Ragazzi, Nelson è innamorato. Io sto per piangere. Confermo che questa reazione di Nelson è vera al 100%. Perché quando lui trova un alimento che gli piace così tanto, fa esattamente così. Oh, come me? Sì, finisce. Questo popcorn da 1 a 10 vale 10! 7. Grazie. Popcorn al tartufo. Ci abbiamo un cane da tartufo in studio, per favore? Purtroppo no. Nick, puoi fare il cane da tartufo, per favore? Sì. Abbaia, Nick. Annusa, Nick. Buoni, vero? Parliamo del tartufo. Il tartufo non è altro che la bava di Dio. Dio ogni tanto dà un occhio sulla terra, comincia a sbavare perché è comunque fiero del suo creato. E questa bava penetra nel terreno. Beh, però molto poetico, eh. Bello. Poi si secca e diventa tartufo. Questa saliva, esatto, seccata, arriva ad essere del tartufo che solo un animale può scovare. Il cane, perché è il miglior essere vivente sulla faccia della terra. Dov'è il mio ciubino? Ciubi! Ciubi è il cane di Cesare, per chi non lo sapesse. Non c'è Cesare. Porca paletta. San di metano. Dove è San di metano? Hanno un po' di scorreggia. Ci sono andati pesi. Sa di gas. Scusate, ma che sapore ha il gas? Vuol dire il tartufo sa di gas. Il tartufo sa di gas. Dai, ragazzi, non prendiamo sì. Quando tieni aperto il gas. Prossimamente faranno le auto a tartufo. Posto del metano. E i benzinai saranno tutti dei cani. Perché c'hanno solo loro il tartufo. È vero. Questo popcorn da 1 a 10 vale 5. 5. Popcorn al cappuccino. Questi sono i gusti che a me piacciono. Quelli col caffè. Boia.
Cioè gli Starbucks. Sono esattamente quei bibitoni che ti fai nelle famose catene americane di caffè Starbucks. Con panna e caramello. È un amante del cappuccino, questi non ricorderanno troppo il cappuccino, non ha troppo senso, sa molto di caramello e a quel punto sono più buoni quelli al caramello. Quindi non ne vale la pena. Questo popcorn da 1 a 10 vale 5, 4. Popcorn alla pizza margherita. Mamma mia, mamma mia. Ma mi viene in mente di brutto il liceo di nuovo, perché c'erano le schiacciatine alla pizza che sapevano di pizza di brutto, era pizza e parmigiano, era una roba devastante. Bello il colore comunque, ricorda un po' una passatina di pomodoro stantia più qualche spizzichino di... È bello che ci sia anche qua, cosa si mette sulla pizza? L'origano tipo? Una foglia di basilico. Sulla margherita. Sulla margherita quella è un... Beh, c'è una foglia, c'è del verde. Calcutta quando vuoi, per l'ennesima volta. Sono esattamente i crackers parmigiano, sì, sì, pomodoro, sono mozzarella. Molto buoni. Delicious! Questo popcorn da 1 a 10 vale 8! 8! Tu vestiti da Sandra che io faccio il tuo Raimondo! Popcorn, cioccolato bianco e cioccolato fondente. Allora, qui andiamo a pacificare gli amanti del cioccolato bianco con quelli del cioccolato fondente, perché c'è una faida aperta ormai dal 10.000 avanti Cristo che si porta avanti nel fatto di non riuscire mai a combaciare i propri gusti con il cioccolato, con le fave dei Maya, perché tipo, i Maya alla fine stanno a fare gli aztechi, che quando si ammazzano che non i c'erano... Maya sono finiti nel 2012. Fine. Io tipo sono team bianco. Allora, questa affermazione non la possiamo portare in Space Family perché io sono team nero. Scrivete nei commenti di che team fate parte. Non vale il cioccolato al latte. Hai presente in intro quanto ti dicevo che c'era un pacco di popcorn che sembrava col guano sopra? Sì, erano questi. Per chi non sapesse cos'è il guano, possiamo ripeterlo per l'ennesima volta? No, no, se lo cercano, se lo cercano. Ma vabbè, ma esiste, non c'è niente di male, non esiste, c'è niente di male. Esiste il web. Il guano, Google, allora, dovete sapere Fire che Fox gli uccelli... È. Questo popcorn da 1 a 10 vale... 8! Ma non l'hai neanche assaggiato. Assaggiamo! Cretino. C'è un annullamento dei due gusti. Arriva uno comunque al buon sapore del cioccolato fondente, arriva l'altro che ha quel sapore caratteristico del cioccolato bianco e dicono: e rimane solo il dolce. Sa di chip, basta. Esatto. Gli manca la cremosità. Sì. E senza cremosità c'è solo zucchero. Questo popcorn da 1 a 10 vale 4. 4. Ti copio i voti perché sono poco originale, lo sai. Popcorn al pistacchio. Se guardi a fondo nella scatolina, sai cosa trovi? Ci sono i pistacchi. Ah, ma ci sono proprio i pistacchi. Ci sono i pistacchi. Ma che bello. È una roba incredibile. Una bella manciata. Con anche un pistacchietto. Però sapore pistacchio. Pistacchio dolce. Ma esiste però un fan del sapore di pistacchio? Ma cioè, è pieno. Dietro pistacchio c'è una cultura di pistacchi diversi. C'è una al pistacchio. No, beh, vero, c'è forse era... C'è gente forse... veramente malata di pistacchi. Non mangerei il popcorn al pistacchio. Beh, invece sono buoni, sai. Cioè, gelato al pistacchio è buono. Insomma, mi sto incartando. Anche questi sono buoni. Non lo so. Se sono sia dolci che salati insieme. Va bene. Ti ho convinto? No. Questo popcorn da 1 a 10 vale... 9. 5. Come 5? Non mi piace. Ma come 5? Sì, ma non lo comprerei. Insultate Cesare nei commenti. Popcorn, caramello, arcobaleno. Ci piacciono gli unicorni e tu già lo sai. Ci piacciono gli unicorni, guarda quanto godrai. Mangiamo il popcorn colorato, sì. Ma di cosa sapranno? È solo colorante o hanno dei gusti? Io credo solo caramello con del colorante. Sono diversi tipi di caramello. Io viola. Sì, beh, non è che ce l'hai solo tu, ce l'ho verde, io. Blu. Bello e blu. E non ho il rosso che tu hai. Ah, pesa, eh. Fanno di caramello, normale. Non sanno di niente, sanno solo di dolce. Speravo sapesse di carne di unicorno. Questo popcorn da 1 a 10 vale 6. 7. Popcorn al bacon. Chiudiamo con un gusto al porcello. Quindi bacon. Io al bacon me li sarei aspettati più rossini. È un pochino più bacon. Assaggiamo. È forse il popcorn salato più buono che abbiamo assaggiato per ora. Wait. È un mix tra formaggio e tartufo. Plot twist. Ma il bacon? Il bacon non c'ha tanto. No. Vai. Formaggio e tartufo. Questo popcorn da 1 a 10 vale... Non sono buoni! Oh mio Dio, mi hanno fatto schifo, amico! Pentiti! Va bene, va bene, va bene. 4. Ok. Abbiamo esaurito i 15 popcorn. Andremo adesso ad eleggere il vincitore. Il vincitore della sfida è... il popcorn alla banana. Brava banana! Brava banana!
Brava. Però mi sento in colpa. Brava. Perché mio padre mi crocifiggerebbe per questa scelta. Perché? Perché odia il gusto sintetico alla banana. Fatti suoi. No, e mi ha sempre vietato di mangiare roba alla banana in sua presenza, perché altrimenti gli avrei allitato l'odore sintetico di banana. Speravo vincessero chiaramente quelli al cioccolato bianco, caramello e pretzel. Però, alla fine, se ci pensi, il fatto che abbia vinto la banana è figo. E non abbia vinto una roba tipo il cioccolato. Dici più qualcosa classica. Di più sano, no? Rispetto no, più che sano, diverso. Cacchio, dei popcorn alla banana hanno vinto. Quindi, cos'hai da proporre? So che hai qualcosa da proporre. Il mondo è pieno di opportunità come questa. E per mondo intendiamo l'Italia, probabilmente. Ma anche forse zona Bologna. Esatto. Aziende che producono cibi strani, tipo questi popcorn a milioni di gusti diversi, che ci hanno dato la possibilità di espandere il nostro orizzonte. Quello. Se avete dei prodotti da suggerirci, siete delle aziende che vogliono farci assaggiare qualcosa, farci provare qualcosa, anche degli oggetti, qualcosa. Se avete un'idea per noi, scriveteci a vallespaziale@gmail.com. E magari parliamo di una collaborazione, magari parliamo di un'intesa con la vincente che potrebbe essere tra tutti noi, dove mangiamo i vostri prodotti. Grazie. Prego. Arriverenze. No, ci vediamo su aspetta. Siete diventati amici, vero? Devi dargli un voto. Sono simpatico. Eravamo anche abbastanza concordi sui voti. Sì, anche dopo il secondo round lo vedevo. Guarda già... che ti sei lasciato trasportare. Sì, lo vedevo con un amico dopo il secondo round. Io voglio che torni a chiamarmi Sir o Maestro, scegli tu. Va bene, Sir. Allora ci vediamo su Round the Valley. Sir Maestro. Sir Maestro, grazie, ci vediamo su Round the Valley. È appena uscito un backstage. Ciao ragazzi, arrivederci. Facciamo vedere ci il saranno gusto. 5 gusti, Nick. Facciamo vedere il gusto alle persone a casa. Andiamo a dare in mano a Nicolas. Nick, ti stai giocando la carriera, io te lo ricordo. Patate e rosmarino.